L'ente pubblico che vuole aderire alla convenzione PEL-CONSIP può farlo seguendo un iter di attivazione ben definito. Come si fa a cominciare il percorso? La prima fase consiste nella compilazione di un documento denominato Piano dei fabbisogni. Si tratta di un template Excel predisposto da Aruba, attraverso il quale l'amministrazione descriverà le proprie esigenze e richieste di forniture, indicando tipologia e quantità dei servizi richiesti, oltre ad una descrizione del contesto tecnologico in caso di migrazione. Il file è scaricabile direttamente dal portale acquistinretepa.it. È qui che potete trovare i contatti diretti per ricevere assistenza nella compilazione del documento. All'interno dello stesso portale è disponibile tutta la documentazione aggiornata utile ad approfondire le modalità di attivazione della convenzione, fin dalla fase preliminare. Indipendentemente che si tratti di un servizio di attivazione iniziale o di migrazione, è molto importante prestare la massima attenzione alla corretta compilazione del piano dei fabbisogni. Perché è così importante il piano dei fabbisogni? Il documento raccoglie tutti i dati, anche quelli operativi, necessari ad Aruba per provvedere ad una corretta attivazione del servizio in convenzione. Ad una compilazione errata del piano dei fabbisogni potrebbe corrispondere una configurazione non corretta del servizio o addirittura l'impossibilità di attivazione-migrazione. Se non si dispone dei dati necessari, si consiglia di contattare il provider precedente e/o la funzione IT interna che gestisce l'ambiente tecnologico. Come si consegna il documento? Il piano dei fabbisogni verrà inviato attraverso la piattaforma acquistinretepa.it, seguendo le stesse modalità di invio di un ordine di acquisto necessariamente a valore zero. Vuoi saperne di più sull'attivazione della convenzione PEL? Vai al prossimo video!